Padre Massimiliano Noviello, che è venuto a trovarci in studio. Grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno, ben trovato. Padre Massimiliano, tu sei postulatore delle cause dei santi e per quanto riguarda Monsignor Toppi hai curato la parte diocesana della causa di beatificazione e sei anche figlio spirituale di Monsignor Toppi. E allora facciamo un salto indietro nel tempo e cerchiamo di dare le coordinate umane e spirituali di quest'uomo. Monsignor Toppi al secolo Vincenzino si chiamava e nasce il 26 giugno del 1925 da una famiglia di umili contadini, lavoratori della terra, di 9 figli, pensate, 5 maschi e 4 femmine, di una intelligenza acutissima da riportare ottimi risultati a casa e di un carattere vivacissimo. Il giorno della prima comunione quest'uomo ebbe a scrivere nel suo diario che ha lasciato alla Chiesa, al mondo, e di cui dopo dirò qualcosa, ha lasciato 9 diari e nel diario lui scrive: Dio prese possesso della mia anima fin da bambino. E quindi incomincia questo colloquio interiore con il Signore che non si è mai allontanato. E Monsignor Toppi così, ritornando a casa dopo la celebrazione eucaristica della prima comunione, mentre tutti mangiano, se ne esce con un'espressione napoletana brucianese: me voglio fa monaco, lasciando perplessi tutti per il suo carattere appunto vivacissimo. Affascinato poi dall'ideale francescano, ecco, il 1936 parte per il seminario serafico a Sant'Agnello di Sorrento, dove incomincia l'iter formativo e lo studio lo porterà appunto sia a Avellino che a Nola, dove viene ordinato sacerdote, ma prima di essere sacerdote, il 7 luglio del 1947 emette i voti perpetui di povertà, castità e obbedienza, quindi seguendo strettamente da vicino ecco, l'ideale francescano, tanto agognato, tanto sognato fin dalla sua giovinezza. E si laurea in storia ecclesiastica e riceve dall'ordine diversi incarichi. Fu sia parroco, sia predicatore. Prima ci voleva la patente per la predicazione, quindi oggi è... ma prima no. Poi divenne provinciale, poi divenne addirittura definitore del generale. Quindi un compito molto delicato come consigliere del ministro generale. E questo i suoi amori sono 3 i suoi pilastri, come dice anche il nostro ministro generale Roberto Genuin, dice appunto sono Cristo, Maria sotto il titolo di Immacolata Concezione e Francesco d'Assisi. Intanto però il 1956-59 fu un triennio particolare, perché quest'uomo fu arricchito di doni carismatici che gli provocarono anche delle difficoltà inaudite, perché i doni di Dio creano anche delle situazioni un po' complicate nella natura umana, nel vissuto umano. Infatti lo stesso Vincenzino al secolo, chiamato poi Monsignor Toppi, annoterà nel suo diario questi fenomeni misteriosi, profumi misteriosi, leggerezza di corpo, locuzioni interiori, il dono della trasverberazione, insomma, a tal punto che il nostro ministro generale dell'epoca, Pasquale Rivalschi, ordinò di celebrare a porte chiuse, sia per tutelare padre Francesco Saverio Toppi, ma anche per evitare la curiosità dei fedeli laici e dei frati, perché le celebrazioni duravano, pensate, dalle 8 alle 10 ore. Padre Massimiliano, prima di approfondire proprio questi fenomeni, questo aspetto che è molto molto delicato, vogliamo conoscere una figlia spirituale di Monsignor Toppi, che ho avuto il piacere anch'io di intervistare a casa proprio per Di Buon Mattino. So che ci guarda ogni mattina, allora conosciamo tutti insieme la signora Lucia. Monsignor Toppi l'ho incontrato quando era vescovo di Pompei. Cercai di mettermi in contatto con lui, però ogni volta c'era un impedimento. Passarono 11 anni. Un giorno mi recai a Pompei, ero insieme a un'amica e mentre pregavamo ai piedi della Vergine, emerse di nuovo nel mio cuore questo desiderio di conoscere Monsignor Toppi. Arrivò il vescovo con il saio, vecchietto, il bastoncino e io gli andai incontro e feci per dire eccellenza e lui mi disse
Si tu muo bene, levananza eccellenza, Monsignore, tutti i titoli. Io sono Fra Francesco, anzi, Vicenzina. Mi fece sedere vicino a lui e mi disse, come va? E io risposi, male. E lui, bene, perché nel mistero pasquale va bene quando va male. Nei 4 anni degli incontri che poi ho avuto con Padre Francesco c'è stata una cosa particolare. Un giorno lui mi disse, Lucia, ma tu conosci Bianca? Io veramente di Bianca avevo sentito parlare ed è una donna che vive da quasi 40 anni in un letto. Padre Francesco mi chiese di andare a trovare Bianca. Disse, però quando vai, vai come se andassi a fare un pellegrinaggio. E io partii con questo spirito e devo dire che quando arrivai da Bianca fu così. Io incontrai il Signore. 3 mesi prima che Padre Francesco morisse mi disse, Lucia, io sento che è arrivato il momento di andare alla presenza dell'Eterno Padre. Al che io diventai triste, mi misi a piangere. Lui disse, non devi fare così, perché io ti sarò ancora più vicino da morto che da vivo. In quel momento io credetti a questa promessa. Ero triste, avevo quella nostalgia di Padre Francesco e dissi, Padre Francesco, tu la promessa che mi hai fatto non l'hai mantenuta. Mentre che io facevo questo pensiero, passò Padre Massimiliano Noviello e disse, Signora, lei mi deve aiutare, lei deve essere la mia segretaria nella postulazione. Io sono il postulatore di Monsignor Toppi. Padre Francesco stava rispondendo a quella preghiera che io avevo fatto arrabbiata. Padre Francesco, per me è Padre Francesco, anche se il venerabile ed è santo già dal primo momento che l'ho visto, però è il mio Padre Francesco, anzi Vicenzino, come lui sempre mi diceva. Ringraziamo Simone Nestori per aver raccolto la testimonianza della signora Lucia Sepe e mandiamo tutti un abbraccio anche a Lucia. Padre Massimiliano, ritorniamo a quel triennio importante nella vita di Monsignor Toppi, dal 56 al 59, i fenomeni mistici che lo porteranno anche a conoscere San Pio di Pietrelcina. Sì. Dicevo, questo momento particolare, Pasquale Rivaschi, il nostro ministro generale, ordinò di celebrare appunto a porte chiuse. E Toppi viveva questo dramma interiore perché pensava di ingannare le anime, le persone. E allora da questo travaglio interiore si recò per ben 3 volte da Padre Pio, proprio in questo 56-59, famoso triennio. E Padre Pio gli disse la prima volta, non ti accorgi che il Signore Gesù? La seconda volta gli dice, ma pensa ad amare Gesù. La terza volta, alla domanda di Monsignor Toppi, che gli dice, ma avrò la passione di Gesù? Padre Pio gli dice, a voglia figlio mio, quindi che avrai la passione. E questa esperienza lo segnerà tantissimo, perché lui scriverà nel diario, verso il nono quaderno, il nono diario, scriverà, ecco, dell'esperienza da morto sul mare che gli farà fare il Signore, che io l'ho sentito dalla sua testimonianza, quindi un testimone diretto oculare, l'ho ascoltato in quanto figlio spirituale suo. E Toppi, dove descrive questo morire alle cose del mondo, morire alla volontà propria per donarsi totalmente al Signore, che costituisce anche l'acne, il punto massimo dell'abbandono. Infatti lui dirà, voglio ciò che vuole Abba, Padre, voglio ciò che vuole Abba. E intanto in 1971, proprio in quest'anno, Pasquale Rivaschi, il nostro ministro generale, incarica Monsignor Toppi di andare a Palermo come ministro provinciale, che viveva appunto una situazione molto delicata, molto delicata. Non sarà l'unico aspetto della sua vita, perché ci ha detto che è sempre stato molto anche legato a Maria, e questo legame si espresse particolarmente anche quando Pompei vide la sua presenza. Andiamo in pubblicità e poi continuiamo a parlare. A fra poco.
Stamattina stiamo parlando di Monsignor Francesco Saverio Toppi, di cui Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche. Ne stiamo parlando con Padre Massimiliano Noviello, postulatore delle cause dei santi, che particolarmente ha curato la vicenda terrena e anche naturalmente insomma post mortem di Monsignor Toppi, ed è anche suo figlio spirituale. Un uomo con subito, abbiamo detto, questa vocazione, questa volontà di prendere i voti, che anche nel suo cursus honorum ha fatto di tutto, diventando anche vescovo. La sua vita l'ha portato anche a Pompei e quel legame che ha sempre avuto con Maria lì è fiorito proprio. Sì, il 1990 il Santo Padre Giovanni Paolo II lo crea arcivescovo prelato di Pompei, la casa della mamma. Dopo aver rifiutato diverse volte la nomina vescovile, lui accetta perché, come lui disse, a casa della mamma non si può rifiutare. Quindi fu creato arcivescovo e governò la prelatura territoriale di Pompei per ben 10 anni, lasciando, e questo è un indizio non di poca importanza, 55 messaggi sulla Madonna. Questo fa notare il suo amore particolare verso la Vergine Santa. A Palermo lo definivano lo prepto tut maron. Così lo definivano, il prete rivestito degli abiti mariani. E lascia 24 lettere pastorali che hanno una bellezza straordinaria per la loro profondità e anche per la vicinanza al popolo cristiano di Dio. E intanto quest'uomo poi nel 2021, ecco, per raggiunti limiti di età, quindi lascia Pompei e ritorna al convento dei Cappuccini a Nola, dove c'era l'infermeria, e lì nel 2007, il martedì santo, alla bella età di 81 anni, il 2 aprile della settimana santa, ritorna alla casa del padre. Il suo amore per la Madonna è straordinario. Lui, il centro di quest'uomo che, è proprio rivestirsi dei sentimenti di Maria per avvicinarci a Gesù. In virtù del fatto che la Madonna alle nozze a Cana di Galilea ha detto: fate tutto quello che vi dirà. Toppi ha preso questa frase, ecco, l'ha fatta propria, si è rivestito. Perciò nel mio testo, ecco, che adesso viene ripubblicato perché sono esauriti, ho intitolato il sottotitolo Piccolo testimone della carità di Dio, perché rivestendosi della piccolezza di Maria, Dio ha guardato l'umiltà della sua serva e quindi viene innalzato. Lui che nel testamento spirituale ha scritto addirittura di voler essere il piedistallo. E infatti riposa, ha deciso proprio di riposare... Sì. A Pompei, nella cripta di Bartolo Longo, dove prima era seppellito il beato Bartolo Longo. E questo ci fa capire proprio il suo grandissimo amore con la Vergine Maria. Profondo, inaudito, che quest'uomo che anche per il rosario lui applica la clausola cristologica. Quindi a ogni decina del rosario si ripete un'invocazione cristologica. Questo per assimilare, gustare, assaporare Maria. Grazie, grazie padre Massimiliano Noviello, che ci hai trasmesso l'amore di quest'uomo che è stato davvero ha avuto una vita ricca di amore, che ha donato agli altri. Grazie, grazie, grazie per essere stato grazie, con noi. Ti grazie, ti aspettiamo nuovamente, perché la sua storia continuerà, quindi ti aspettiamo nuovamente qui con noi. Grazie, grazie, grazie padre Massimiliano. Grazie.